E bentornati amici di Radio News 24, io sono Gerardo Freluga, questa è On Air, interviste e storie. Oggi con noi abbiamo l'allevatrice dei Rhodesian Ridgeback, se non sbaglio, l'ho detto un po' così, però diciamo di questa razza canina, e Laura Tomasi, che saluto subito. Ciao Laura. Ciao. Io colgo subito anche l'occasione per lanciare anche l'hashtag. Proprio hashtag Rhodesian Ridgeback, e inizierei col chiederti se mi racconti un po' ovviamente della tua attività, Rock the Ridgeback, l'allevamento. E perciò da quanti anni hai iniziato a fare questo allevamento? Allora, io ho iniziato ad allevare questa razza nel 2016. Ho avuto la mia prima cucciolata. Ma conosco la razza da, diciamo, metà degli anni 90, forse tra i primi Rhodesian che erano arrivati in Italia. E quindi è stato un sogno. Il mio primo Rhodesian l'ho avuto a metà degli anni 90, e dopodiché ho potuto nella pratica riuscire a realizzare quello che mi sarebbe sempre piaciuto, averne di più. Eh beh, ovviamente. E perciò adesso nel tuo allevamento quanti Rhodesian ce ne hai? Allora, io allevo in casa e ne ho 5, un maschio e 4 femmine. E al momento la nonna, la mia più vecchia, la mia capostipite, è in pensione della nonna insieme al maschio, che ormai hanno la stessa età. E Ok. poi ho 2 femmine e una cuccioletta che ho tenuto dall'ultima cucciolata di quest'anno, che ha 10 mesi. Ah beh, 10 mesi ancora un po' cucciola, diciamo. Sì. Abbiamo anche la mascotte, abbiamo un meticcio di 8 kg che è la mascotte del gruppo. Beh, dai, diciamo, la compagnia non ti manca No. mai in pratica. E invece vorrei concentrarmi proprio più sulla razza, proprio il Rhodesian Ridgeback. Se mi puoi raccontare un po', ovviamente, quali sono le loro caratteristiche morfologiche e soprattutto anche caratteriali. Allora, Rhodesian nasce in Africa ed è una razza che è stata creata da un cane autoctono che era il Khoi Khoi. È un cane che è stato creato appunto dagli europei ed è stato poi portato a metà appunto degli anni 90, è stato poi esportato in Europa, America, eccetera. È un cane che ha delle caratteristiche particolari perché in Africa nasce non con un compito specifico, viene definito tuttora in Africa il farm dog, quindi un cane da fattoria, cioè fa quello che c'è da fare nel momento in cui bisogna farlo. Quindi se serve è un grande guardiano, se serve è un cacciatore, perché la leggenda appunto vuole che lui la striscia che ha sulla schiena sia dovuta al graffio di un leone. E se serve, conduce anche le mandrie, porta quasi come un cane da pastore, ma è soprattutto un grande cane da famiglia. Dobbiamo ricordarci che nasce in un paese dove non esistono pareti, e quindi il cane vive buttato tra l'interno e l'esterno della casa, vivono così, quindi sempre a contatto con il proprietario. Sono cani molto affettuosi e molto legati alla famiglia. Che vivono bene anche la situazione di città, quindi vivono bene in appartamento perché loro stanno molto volentieri in casa. La Ok. cosa che a me piace di più di questi cani, che a livello caratteriale, è il fatto che se ben gestiti, un po' questo vale per tutti i cani, se ben gestiti sono cani che passano dal riuscire a dormire anche 24 ore nelle giornate di pioggia ad attivarsi in maniera esponenziale. Sembra impossibile, sembra quasi che abbiano un tasto on-off, ecco. E questo è bello perché dà la possibilità di avere un cane da poter gestire all'interno di un ambiente urbano senza grossi problemi, e lo risottolineo, grossi problemi se viene ben educato. L'addestramento è altro anche, però ci vuole una buona educazione, soprattutto perché raggiungono una mole importante. Ecco, e questo è una forma di rispetto nei confronti degli altri. Questo vale per il Rhodesian come per qualsiasi altro cane.
ma cani che se uno è sportivo può portarsi tranquillamente in giro e farli lavorare può essere camminare, correre per tantissime ore senza che si stanchino. Sono cani anche molto rustici. Quindi non sono, a differenza di quello che si dice, a differenza di quello che potrebbe sembrare, cani delicati. Non lo sono per niente, anzi, sono Ah, beh, cani forti. direi che sì, sono diciamo cani per tutti quanti, per tutte, perciò, per la famiglia, come hai detto tu, per magari chi è più sportivo, per chi magari è meno sportivo, ovviamente anche loro hanno bisogno ovviamente, di fare una camminata ogni tanto, anche per chi magari ha una vita meno sportiva, ma e comunque si adeguano ad ogni situazione, soprattutto hanno anche, diciamo, come hai detto tu, sono rustici, perciò non sono delicati per quanto riguarda proprio, diciamo, magari per avere malattie o magari anche sul cibo e tutto il resto. No, Beh, in linea direi di che massima no. l'ultima cosa che vorrei sapere, visto che siamo in chiusura, è giusto quanto sono grandi, quanto possono diventare grandi? Allora, lo standard prevede che il maschio sia intorno ai 38,5 kg, ormai si è un po' alzato il peso, però diciamo che un Rhodesia al maschio tra i 40 e i 43 kg. È ottimale, ecco, non è troppo grande. Le femmine dovrebbero stare entro i 36 kg. Ormai se ne vedono anche da 50-55 kg, ma questo non è il loro standard. Ok. Dovrebbero essere cani che stanno, no, esatto. Sono cani grandi, non grandissimi, sono cani forti, sono cani potenti, che riducono la loro potenza all'interno di una quarantina di chili, ecco. Però se si vedono le foto, eccetera, si vede, cioè sono un fascio di muscoli. Vabbè, ovviamente. Perfetto, Laura, purtroppo siamo in chiusura e io vorrei ricordare un attimo proprio i vari social che hai su Facebook e su Instagram. Su Facebook e su Instagram ti troviamo sempre sotto gli stessi nomi, ma hai più account. Diciamo, ti possiamo trovare su un account sotto il nome di Insieme a Sei Zampe e sull'altro account Rock the Ridgeback. Ovviamente scritto uguale e sia su Facebook che su Instagram. Se hai anche un sito web che vuoi ricordare, sei libera di ricordarlo. Sì, che è uguale, è Ok. rocktheridgeback.com. Perfetto. Invito ovviamente tutti i nostri ascoltatori a magari a informarsi ovviamente di più perché l'argomento è molto più ampio e diciamo adottare un cane è un qualcosa che va fatto con testa, perciò ricordo magari prima di adottarlo proprio di informarsi, magari anche contattarti direttamente proprio sui vari social o anche sul sito web, così poi possono diciamo informarsi di più proprio per quanto riguarda sia la razza che ovviamente anche come avere un cane in casa. Io ti ringrazio. Ti auguro una buona giornata e soprattutto un buon allevamento e salutami soprattutto tutta la famiglia canina. Grazie mille. Sarà Ciao. fatto, grazie a te, ciao. E noi torneremo presto con nuove interviste su Radio News 24 con On Air.